Ciao e bentornati in questo nuovo appuntamento dal mondo. Questa volta andiamo in un paese che mi è tanto caro, in Cambogia. Andiamo a vedere chi c'è. Allora, oggi siamo qui con Nicola. E Nicola, raccontaci un po' di te. Dove sei? Dove sei finito nel mondo? Io sono a Kampot, nel sud della Cambogia, sud-est, quasi sul confine col Vietnam. Kampot è una cittadina a sud di Phnom Penh, 150 km da Phnom Penh, è sempre la costa del Golfo di Thailandia e il confine col Vietnam. Quindi è una zona che a livello climatico è considerata tropicale, mentre la parte centro-settentrionale della Cambogia è più considerata savana. Quindi la nostra zona è molto più piovosa rispetto a quando qua piove, piove. Le correnti marine unite ai processi dovuti al Niño, alla Niña, che provocano i monsoni e i tifoni tropicali, quando qua arrivano, arrivano. Sono arrivati anche a 7 metri di precipitazione in un anno qua. Wow. Mentre su al nord, verso Siem Reap e Tonle Sap, mediamente 3-3,5. Qua arriviamo anche a 7. Senti, ma come si finisce in Cambogia e da quanto tempo sei lì? 4 anni. Wow. Noi siamo finiti in Cambogia dopo che abbiamo vissuto un anno in India, nel sud dell'India, in Kerala, ed è stato un esperimento esistenziale, per noi è stato quello, no? Cioè di provare a vivere al di fuori degli schemi della consuetudine della nostra vita precedente, che era fatta comunque di buoni lavori, le nostre routine, nessun tipo di problema dal punto di vista economico professionale. La voglia proprio di dire: facciamo sì che la nostra vita sia anche un arricchimento culturale e un viaggio, insomma, la voglia di viaggiare, di conoscere, di mettersi in gioco. Quindi dopo l'India siamo entrati in Italia, abbiamo valutato quale parte del mondo potesse accoglierci e per motivi legati comunque ai nostri studi, alle nostre passioni, alla nostra background culturale, eccetera, abbiamo visto che la Cambogia poteva essere un paese ideale, insomma. Quindi, senza mai esserci stati prima, abbiamo chiuso tutto, venduto tutto, siamo partiti dicendo: proviamo qualche mese, se ci piace lì, altrimenti c'è la Malesia, c'è il Vietnam, e siamo qua da 4 anni. Però siamo stati anche in Malesia e in Indonesia. Avete girato un po' il sud-est asiatico? Abbiamo girato, sì. Lo scopo era quello, avere un paese centrale dove comunque avere un'attività ci permettesse di vivere e nei momenti di relax o di stasi tirare. È molto centrale la Cambogia, quindi il Vietnam è vicino, la Thailandia è vicina, il Laos è vicino, Malesia e Indonesia sono un'ora e mezzo d'aereo, quindi è abbastanza comodo per tutto. Senti, tu parli di business, con che visto siete andati in Cambogia? Cosa fate adesso? Allora, noi abbiamo cominciato aprendo un bed and breakfast e abbiamo detto: ci basta proprio per dire, in grana, insomma, per vivere. Ovviamente uno non può fare una scelta così senza una scorta che lo aiuti nei momenti di difficoltà. Non siamo benestanti, però un piccolo safety l'avevamo pronto per eventualmente venirci. Però è andata bene, insomma, dall'inizio abbiamo aperto il bed and breakfast dopo un mese e mezzo che eravamo qua e ho cominciato ad arrivare i primi clienti, e poi i secondi, i terzi, i quarti, e poi ho cominciato ad essere sempre pieno. Nel frattempo io sono abbastanza portato alla divulgazione culturale, insomma, anche per i miei studi che ho fatto di indologia, filosofia orientale, eccetera. Quindi avevo cominciato a prestare qualche servizio con un tour operator che mi chiedeva di accompagnare i clienti soprattutto in ambiti legati a templi o alla storia a Phnom Penh, e ai clienti piacevo come guida, quindi ho detto: voglio farlo da solo. E ho cominciato a fare la guida turistica e l'ho fatto per 3 anni, insomma. Dove possono contattarti se volessero venire nel bed and breakfast o se ti volessero come guida per aiuto nei viaggi? Dove possono trovarti? Noi abbiamo un sito, il nostro progetto nell'ultimo anno ha cambiato nome, si chiama Vivi Cambogia. Il bed and breakfast è chiuso perché per motivi di Covid il turismo è proprio, si è annullato, per quanto siamo ancora presenti su Booking e Airbnb, però è chiuso. Il nostro desiderio sarebbe di riaprirlo, ma vediamo, i tempi sono molto più lunghi rispetto all'Europa. E con Vivi Cambogia invece ci occupavamo dell'organizzazione dei tour, quindi vuol dire che noi non abbiamo mai avuto tour prefissati, li disegnavamo assieme al cliente in base alle necessità del cliente, all'esigenza, al piacere. Il cliente che amava il trekking lo portavamo all'interno della giungla facendo camminate con guide locali, dormivamo nella giungla, ovviamente unito ai templi che sono Angkor, esperienze di sul lago, sul Tonle Sap, nei villaggi galleggianti e altri posti un po' fuori dalle rotte classiche del turismo che in Cambogia era molto apprezzato. Abbiamo avuto clienti che abbiamo mandato a fare bird watching non lontano dalla nostra città per vedere le gru Antigoni, che sono l'uccello volante più grande al mondo. Ne ho viste 7 oggi, tra l'altro. E in volo, in formazione, stanno migrando verso il Giappone e la Corea. E nel periodo in cui arrivano qua, durante l'inverno giapponese e coreano, ci sono dei centri dove, se lo sai, ma lo sanno in po', insomma, cercano sempre di capire quale esperienza volesse il cliente. Sai,
hai sempre la responsabilità quando fai un'attività di questo tipo di prenderti in mano le esigenze e le aspettative delle persone, che a volte investono tempo, ferie e denaro su qualcosa che per loro è un po' la cieca. Quindi tu devi interpretare e pensare tutte le volte che un cliente è davanti: io ti devo rendere queste giornate bellissime. Poi il rischio è seguire la guida, che so, la Lonely Planet, che ti fa il percorsetto, che sicuramente è molto interessante, però se ci sono cose che non ti interessano, ci sono delle pagine intere sui centri commerciali o cose di questo tipo, se non sei tipo da quella realtà lì, è bellissimo che voi facciate un progettino su misura quando si va in Cambogia, insomma. Sì, sì, l'obiettivo era quello, insomma. Proprio perché il mondo è tanto grande, forse non tutti conoscono la storia tristemente recente della Cambogia, no? Che ha visto questo dittatore fare uno sterminio della sua popolazione e massacrare anche le persone più intelligenti che avevano semplicemente gli occhiali, insomma, una storia numericamente drammatica. Com'è la Cambogia oggi? Tu che la vivi, si è ripresa da questa cosa? La Cambogia oggi è ancora ferita, ma proprio a livello sociale, nel quotidiano, le scuole ancora hanno perso tutta la classe insegnanti. I Khmer Rouge sono rimasti all'interno delle Nazioni Unite fino agli anni 90 come interlocutori della Cambogia nel mondo, quando invece già erano stati cacciati dalla Cambogia, che stava guardando un futuro con un nuovo governo, con elezioni democratiche. Ma il mondo ha riconosciuto i Khmer Rouge fino alla fine interlocutori per la Cambogia, quindi un po' sono stati feriti, eppure non gli ha tolto la splendido carattere di essere comunque un popolo accogliente. E ovviamente questo comunque si ripercuote nel fatto che le scuole stanno ripartendo, manca tutta la classe insegnanti, medici, quindi spesso vengono medici o insegnanti internazionali per, assieme ai Khmer, dotarli di quegli skill necessari per ricostruire la cultura del paese. Una delle prime cose che fece il governo, che tuttora il primo ministro della Cambogia, è il primo ministro delle prime elezioni dopo il Khmer Rouge, quindi sono 30 anni che Hun Sen è il più vecchio politico al governo nel mondo dopo la regina Elisabetta. Wow. Però una delle prime cose che fece fu istituire la legge sull'apologia di genocidio. Il genocidio c'è stato, nessuno lo può negare, chi lo nega viene rinchiuso, perché davvero è stato un punto, ed è importante questo, perché per il cambogiano si sente forte di un governo che dice non deve più ripetersi questo, e non ci sono segnali allo stato attuale che possa rifarsi una cosa del genere, anzi. No, anche perché era proprio follia, e ricordiamo a chi ci segue, se non lo sa, insomma, che era il 79, cioè era veramente ieri. È stato dal 75 al gennaio del 79 ufficialmente il periodo di governo dei Khmer Rossi, quindi il partito della Campuchia Democratica, la Campuchia Krom, è durato altri 10 anni, cioè fino agli anni 90 sono stati i Khmer Rossi. Qua a Kampot erano serragliati sul Monte Bokor con campi minati, hanno minato il paese, si sono rifugiati nelle foreste al confine con la Thailandia. La Thailandia e gli Stati Uniti stessi hanno finanziato un eventuale ritorno di Khieu Samphan, Hun Sen e Pol Pot, insomma. Quindi venivano comunque supportati da fuori, perché comunque c'è chi voleva che si instaurasse un regime che potesse anche essere manovrato dall'estero. Sappiamo che gli anni della Cambogia, e questo che io quando portavo anche i miei clienti in tour al Museo del Genocidio, furono condizionati dalle politiche americane di Nixon. Se non ci fosse stato Nixon, forse non ci sarebbe mai stato il genocidio, perché hanno prima supportato un golpe militare, la CIA americana, ci fu l'invasione del cosiddetto corridoio di Ho Chi Minh tra Laos e Cambogia. Quindi tutti questi avvenimenti, insomma, la Cambogia si è ritrovata al centro di congetture internazionali, le ha subite un popolo che invece aveva solo bisogno di mangiare, perché veramente era povero in quegli anni, era veramente povero, rispetto a Vietnam e Thailandia era povero, quindi non è stato facile. E invece oggi com'è secondo te? Tu mi hai detto che è in ripresa, no? Che quali lavori fanno i cambogiani adesso? Soprattutto turismo, oppure riescono anche a fare qualcosa che sia più arricchente? Direi che proprio il turismo non è marginale, è stato importante, perché probabilmente la Cambogia ha avuto un boom turistico negli anni in cui noi abbiamo cominciato a lavorare qua. Prima era un paese di passaggio, a parte Angkor. Angkor vedeva il 90% del turismo, che poi da Angkor volava in Thailandia, volava a Bali, volava in Malesia, però era Angkor, perché alla fine in effetti parliamo di una delle meraviglie archeologiche del mondo, uno dei templi sacri più, non solo fra i più grandi, ma fra i più belli al mondo, onestamente. È vero. Però insomma ha avuto il suo piccolo boom, ma non è stato focalizzato l'attività economica della Cambogia sul turismo, perché abbiamo visto durante
durante il Covid la Cambogia è sopravvissuta, anzi ha incrementato forme di allevamento, forme di agricoltura nuove, nuova industria, il turismo un di più. Cosa fa il cambogiano? Quotidianamente mangia tanto, si gode questa specie, ma è una catarsi comunque dovuta proprio al periodo triste che ha avuto, la povertà. Allora vediamo fiorire chioschini di street food, un po' la musica techno, un po' questo techno cinese che arriva, ma ci sta, è una catarsi in fin dei conti. Però dal punto di vista economico l'agricoltura è sempre la risorsa, da sempre la risorsa della Cambogia. L'agricoltura non solo più risaie come prima, adesso va molto l'allevamento ittico, prodotti di eccellenza come lo zucchero di palma, il caffè cambogiano molto buono, il pepe, noi siamo a Cambogia, il pepe più buono del mondo è qui da noi, riconosciuto, c'è una piccola battaglia col Camerun fra chi ha il pepe migliore, però siamo fra le eccellenze mondiali. Un chilo di pepe di Cambogia in Europa arriva a costare 120 euro, 140 euro. Quindi ha tutta una serie di risorse che sta sfruttando. E sta in questo momento di chiusura, sta rivoluzionando tutto il suo apparato turistico. Io credo che quando riaprirà la Cambogia, soprattutto per i cinesi, diventerà un paese di vacanza, la Cina meridionale forse, quella proprio la Cina tropicale. La Cina sta investendo molto, proprio compagnie cinesi grosse che stanno costruendo alberghi, punterà su quello. Gli ultimi anni che io portavo i clienti ad Angkor, l'80% dei turisti erano cinesi. A livello di amicizie, si riesce a entrare in amicizia con i locali oppure rimane un rapporto un po' superficiale? Come la pensi? No, rimane superficiale. L'amicizia come la intendiamo loro, forse come la intendiamo noi, forse non l'hanno neanche tra di loro. Perché noi comunque occidentali lo vediamo sul forum, dove tu sai bene dove voglio arrivare sulla nostra vita all'estero. Siamo segmentali noi occidentali, ci ha detto come va adesso. Per loro è tutto abbastanza superficiale. Ci troviamo sul Mui, che è il nostro cincin in Khmer, sul Mui, birra, mangiamo, però l'amicizia proprio... Sentiamo. No, c'è una cordialità formale, diffusa, carina comunque, di persone sorridenti con cui puoi scherzare al mercato, eccetera, ma tutto finisce lì. C'è questo fenomeno dei nomadi digitali, e anche io e mio marito lo diciamo spesso perché è una cosa che forse è un po' nuova, e visto che non siamo sicuri neanche noi, non proviamo a non parlarne, ma uno dei nostri obiettivi sarebbe un giorno di lasciare tutto e fare 6 mesi in Asia e 6 mesi altrove, no? Tu lo consiglieresti ai nomadi digitali la Cambogia? Tanti mi chiedono quanto costa vivere lì. Dipende, io vedo l'80% degli italiani cerca la carbonara e la pizza, prodotti occidentali, costa tanto. Abbiamo sempre comunque il 90% del nostro shopping al mercato generale, dove la verdura costa poco, eccetera. Però sai che tu entri in un labirinto di viuzze strette, dopo una pioggia completamente fangose, le anguille che scappano nei corridoi, i pesci gatti che saltano fuori. Portai una nostra amica norvegese al mercato, non vengo più. Oh. E tutta la roba è freschissima, di qualità, molte volte biologica, quindi buona. Però sai, l'impatto dell'occidentale che è abituato a qualcosa di... E allora hanno i loro mart occidentali, dove ovviamente la roba di importazione costa veramente tanto. Qua può costare relativamente poco o relativamente molto, dipende come tu affronti la cosa. Vero. Con la fuga degli europei dovuta al Covid, al fatto che non si lavora più alla fine. Qua è un anno e mezzo che non lavoriamo. Gli stessi insegnanti con le scuole sempre chiuse non stanno lavorando più neanche loro. Gli occidentali lavorano i medici, qualche guest house che magari... Noi abbiamo molti backpackers qua a Cambogia, bloccati qua, che la famiglia gli dice non tornare in Inghilterra, in Australia o in Francia, rimani lì, che ci costi comunque meno che fare il disoccupato in Francia o in Inghilterra. Quindi qualche guest house sopravvive in quel modo. Quindi Phnom Penh ha dei prezzi abbastanza bassi rispetto a prima, ma quando riaprirà Phnom Penh ovviamente va su, perché a Phnom Penh c'è tutto. La Cambogia è Phnom Penh centrica, è tutto a Phnom Penh. Alcune città come Siem Reap, per il fatto del turismo di Angkor, o Kampot, che è molto turistica, Chanukvile, è un po' come dire Milano, Bologna, Roma in Italia. Sì, se sì. Vai a Novara, saluto gli amici di Novara, o Vercelli, o la mia Ferrara, costa un po' meno l'affitto, perché non sono così appetiti da persone che magari dall'estero vogliono stare a Milano, Roma, eccetera. Quindi la Milano, Roma e Firenze della Cambogia sono Siem Reap, Kampot, Chanukvile e Phnom Penh. Se vai nella countryside costa veramente poco, certe province costa veramente poco. Però appunto poi lì devi costare parecchio, nel senso devi essere adatto al tipo di vita periferica, diciamo. Io vorrei lasciarti con un'ultima domanda, che è su se ci consigli, in quanto anche guida, un bel posto dove andare in Cambogia, ma anche un cibo buono.
che vuoi condividere con noi? Allora, il posto che è il posto del mio cuore è Ratanakiri. Ratanakiri è la regione più settentrionale ed orientale della Cambogia. Praticamente si sviluppa in Cambogia tra i due confini di Laos e Vietnam. È la zona dove esiste la foresta più estesa, secondaria, non primaria ma secondaria, dove ho fatto diversi trekking con i miei ospiti o cari amici, ed è la zona dal punto di vista etnico più interessante, perché non è solamente abitata da Khmer, ma da Khmer Liu, che sono le popolazioni tribal. Okay. Noi abbiamo tre tipi di popolazioni in Cambogia. Il Khmer, detto anche Mon Khmer, che è il Khmer originario, l'80% della Cambogia abita di Khmer. I Cham, che sono di origine austronesiana, insediatisi prima in Vietnam, poi hanno invaso la Cambogia, adesso sono rimasti, è tutto molto pacifico, però le grandi guerre del passato dei re di Angora erano contro i Cham, che sono oggi musulmani, una volta induisti, però adesso è tutto tranquillo, però una volta era proprio la sfidona Khmer contro Cham. E i Khmer Liu, che sono i tribal, che vivono nelle foreste del Mundulkiri, del Ratanakiri, tante tribù diverse, con tante tradizioni diverse, lingue diverse, quasi tutti animisti, quindi non i buddisti ma animisti, e lì è bello proprio visitare le varie tribù con le loro peculiarità, andare nella foresta, vivere la foresta, dormire nella foresta. Uno degli ultimi, una coppia di Grosseto che è stata fra le ultime con cui siamo stati in tour, mi ricordo, mi disse: Nicola, ti avevamo pagato per un tour, ci hai portato in un documentario del National Geographic. Quindi, lo so, non è facile. Quando io insistevo, ragazzi, vi porto qui, è veramente bello. Va pochissima gente ed è forse la parte più pura e particolare e non facile da spiegare. Come cibo, nunca c'hai. Nunca c'è un cibo di strada, che è una specie di frittella fatta con foglie di germogli di cipolla, dentro una pastella di manioca, latte di cocco, eccetera, fritta, ma è proprio street food, finger food. Altrimenti un piatto rinomato, ci sono i vari risi con curry o sughi. A me piace molto con i funghi o con il maiale, lo zenzero, il loklak, che è abbastanza semplice, la mok, che è molto completa. No, non è male come cibo. Quando i Khmer cucinano bene, cucinano bene. Quando non ne hanno voglia, il Khmer è così. Quando vuole, è bravissimo. Quando non vuole, è tremendo. Io ti ringrazio tantissimo per essere stati con noi. Ricordo a tutti quanti che stai molto dietro a Vivi Cambogia e che possono scriverti per qualsiasi informazione, che hai anche un gruppo. Il gruppo come si chiama? Turismo e Viaggi in Cambogia. Turismo e Viaggi in Cambogia. Il progetto, nonostante questo fermo, lo voglio dire così in anteprima, è che il prossimo anno, con un'importante casa editrice italiana, uscirà il mio libro, che sarà la prima guida ufficiale scritta da un italiano in italiano e non una traduzione di Lonely Planet o di altre guide straniere. Quindi insomma stiamo lavorando un anno di editing per quello, ma saranno oltre 400 pagine senza alberghi, ristoranti, eccetera, ma solo di itinerari turistici, approfondimenti culturali, eccetera. E spero che insomma, se non saranno, chi non sarà in tour con me ci sarà con me in un altro modo, perché può essere davvero uno spunto per avere tante idee di viaggio. Grazie mille, poi per questa anteprima non vediamo l'ora che esca, perché insomma, a parte che la Cambogia ce l'ho veramente nel cuore. Io ti ringrazio, ti auguro una buona serata, visto che sono le 8 e con tutti quanti ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video e dappertutto nell'internet. Ciao! Ciao! Soxabye!